Inaugurato a Teramo l'ospedale veterinario universitario didattico aperto nel campus Ruggero Bortolami al Piano Daccio. L'OVUD si articola tra strutture e terreni su una superficie di 100.000 metri quadrati, ubicati poco fuori la città di Teramo. Il ruolo dell'ospedale veterinario si inserisce non solo nella cura del cane, del gatto, del cavallo, ma si inserisce nella sanità pubblica a tutto tondo, si inserisce praticamente in quello che noi mangiamo tutti i giorni. Un esempio banale: tutte le derrate alimentari di origine animale, prima di arrivare sulle nostre tavole, sono valutate, controllate, ispezionate da un medico veterinario specialista in ispezioni degli alimenti di origine animale. Il concetto è che qualsiasi alimento c'è sempre un medico veterinario del Sistema Sanitario Nazionale, che è uno assolutamente un sistema migliore d'Europa. Possiamo dire che questo ospedale rappresenta un fiore all'occhiello per la provincia di Teramo, non solo? Io direi proprio di sì, è un ospedale a supporto dei colleghi e abbiamo delle strumentazioni all'avanguardia, altre praticamente ne stanno arrivando, quindi io direi che veniteci a trovare, utilizzateci, ecco, questo è il termine che il territorio, l'Abruzzo ci utilizza. Al suo interno è istituito anche un servizio di pronto soccorso che effettua la prima visita dell'animale e a seconda della patologia lo riferisce a uno dei servizi attivi all'interno della struttura. Il servizio di pronto soccorso offre la propria attività, oltre che agli animali di proprietà, anche agli animali vaganti sul territorio grazie a una convenzione stipulata con la Regione Abruzzo. Senz'altro una realtà importante che mette in rete sia la ALS sia l'Istituto Zooprofilattico, ma risposte immediate nell'ambito dell'emergenza nella veterinaria. Una realtà che noi come regione avevamo già supportato dal 2009 attraverso una convenzione che continueremo a ripetere con dei fondi finalizzati, e soprattutto oggi ho preso anche un impegno di colmare una lacuna che purtroppo c'è, un vuoto a livello normativo, di far riconoscere questa attività come attività non solo sanitaria, ma che rientra, che già rientra nei LEA, ma purtroppo da parte del Ministero dell'Università non ancora c'è un riconoscimento come attività sanitaria. Quindi il nostro impegno è, attraverso una forma legislativa regionale, di colmare questo vuoto che è a livello nazionale.